So, ricapitolando, se sulle palle, in mezzo alle palle, fuori delle palle, gonfiano le palle, pali pieno, girano, cadono, hai rotto le palle, hai capito? Hai capito adesso? E lui mi guarda e mi fa, ma vaffanculo, faccio spagnolo che è meglio, va. Un'altra shock culturale che a voi sembra una cavolata, ma a noi no, è la puntualità, which is optional in Italy. No, ma per noi è una cosa importante, perché se un inglese dice arrivo alle 6, lui arriva alle 6:15. Se un uomo italiano dice io arrivo alle 6, lui arriva alle 6:15. E se la donna italiana dice io arrivo alle 6, lei non arriva alle 6:15, lei arriva quando cazzo vuole lei. Sì. Loro hanno un orologio molto diverso. C'è una frase che tu sentirai solo in Italia. Ti ho detto che arrivo tra 5 minuti, è inutile che mi chiami ogni mezz'ora. What? È un orologio diverso. E poi c'è il pericolo della lingua, c'è il pericolo della lingua. Perché allora, io dico in senso buono, è normale. Un inglese in Italia, ci sono tanti italiani che vogliono conoscerlo anche per praticare il loro inglese, no? E ci sta, ci sta. Però può essere pericoloso. Torniamo a Napoli. Ero là a presentare un libro e c'era uno che lavorava allo zoo di Napoli che aveva visto un'intervista con me in televisione che parlava degli animali e mio amore per gli animali, eccetera. E lui, soprattutto i rettili. E praticamente lui voleva fare un scambio, che io parlavo con lui in inglese, l'aiutavo in inglese, e lui mi faceva, mi portava nello zoo e mi faceva vedere questo coccodrillo. Ora, era domenica, lo zoo era chiuso, ma eravamo a Napoli, quindi era aperto. Very simple. Quindi noi siamo andati lì, e eravamo vicino alla gabbia, e lui ha detto... vedevo questo coccodrillo magnifico, enorme, e lui ha detto you can go inside but remember always from the front. Quindi lui ha detto tu puoi entrare nella gabbia, ma è molto importante ricordare, devi sempre avvicinarti al coccodrillo davanti. Very important. So I said are you sure we can go inside? Yeah, don't worry. So we went into the cage. Siamo andati dentro la gabbia. Poi lui a un certo punto fa, puoi anche carezzarlo. Are you sure? I said, sì, ma l'importante, and he said in English, he said, it's very important, slow, always from the front. È molto importante, sempre da davanti. So I said, ok, mi fido, allora io mi avvicino. E quando ero 5 centimetri dal coccodrillo, lui fa no aspetta, non always, mai, never. Oh fuck, no. Pasquale, pensa bene per favore. Cosa devo fare adesso? E lui fa aspetta, you must, ma must or have to, fucking bad italiano, shit man, so you have to be careful. Parlavo prima degli italiani, il più grande comunicatore del mondo, perché è così, ma there's something funny here, right? Io vedevo gli italiani, voi non siete timidi, siete tutto quello che vuoi, ma non siete timidi. Alcune cose per me erano misteri, però. Per esempio, c'è stata una statistica, una di tante che fanno, dove misuravano il livello di inglese in Europa, sono 44 paesi, e l'Italia è venuto penultimo. E meno male che c'è il Kazakistan. Perché sennò... E mia domanda però, quando io ho visto questa statistica, mia domanda che io l'ho fatto ai miei insegnanti era questo. Anzi, ve lo faccio questa domanda qua. Secondo voi,
Gli italiani, cioè culturalmente, stiamo parlando dell'apprendimento di una lingua qui, gli italiani sono stupidi? Sono stupidi o no? No. Dobbiamo ricordare che l'Italia è piccolo così, ha dominato il mondo in arte, stile, moda, engineering, adesso anche in nanotecnologia, dovrebbero essere qua, ma sono in America, ma sono sempre italiani. Puoi dire tutto quello che vuoi sugli italiani, ma non puoi mai, mai dire che sono stupidi. Quindi com'è possibile che arrivano così basso nella classifica dell'inglese al mondo? It doesn't make sense. Poi ti dico una cosa ancora di più, che nella mia esperienza l'italiano, secondo me, è perfetto, è un soggetto perfetto per imparare una nuova lingua, perché è creativo, ha una fantasia incredibile l'italiano. E quindi se lui ha... com'è possibile? Cioè non ha senso questa cosa, no? Adesso si sa quali sono i motivi. I motivi sono prima di tutto perché si cominciano a imparare troppo tardi. Questa è la cosa più grave, secondo me. Infatti in questa stessa statistica i primi erano i soliti sospetti, Olanda, Germany, eccetera. Poi, però, l'italiano, per quanto l'amo, è molto il maestro delle scuse, però. Cioè io sento, per esempio, vabbè, Olanda, loro arrivano primi perché olandese e inglese sono più o meno così. Cazzo stai dicendo? Veramente, cioè, è molto semplice. In Olanda loro, i bambini, io sono stato lì, i bambini sono davanti alla televisione da piccoli, loro vedono tutto in inglese e poi con gli amici, i genitori parlano in olandese. Loro non hanno bisogno nemmeno di lezioni, gli inglesi li sanno già, ed è impressionante qua, perché loro sanno il valore dell'imprinting, quello che stavo dicendo prima, nei primi anni della vita di un bambino può imparare fino a 4 lingue senza problemi, 6-7 anni il cervello si forma e poi diventa molto meno autori. In Italia si comincia da quell'età lì, si comincia quando l'imprinting phase è finito, e con cosa? Cosa imparano poi? 1, 2, 3, che vuol dire uno che mastica l'albero. 1, 2, 3. Mamma mia, non sottovalutiamo questi bambini. Sono figli di italiani, sono creativi, sono furbi, sono veloci. Mamma mia. Comunque io ho cominciato a insegnare l'inglese e vedo gli italiani che non comunicano più. Nemmeno con le braccia, niente, erano lì. Io guardavo gli italiani e il pavimento diventava interessantissimo. Dicevo, stra italiani che hanno paura di me. Wow, cosa è successo, no? Adesso con questi inglesi che mi scrivono mi dicono lo stesso cosa. Dicono, ecco, perché gli insegnanti inglesi mi dicono, perché non interrompono? Perché se tu non interrompi un inglese, lui pensa che tu stai capendo, lo sai questo, no? Infatti c'è l'inglese che insegnano inglese in inglese, mega cazzata. E questa era bellissima. Io ho cominciato a insegnare e la scuola mi diceva non parlare mai italiano in aula. E io ripeto, come vi ho raccontato sulla religione prima, io mi considero comunque una persona abbastanza razionale, abbastanza logico. E dico, ok, però, ma questi studenti che vengono non sanno l'inglese, giusto? No. E io devo spiegare i meccanismi di inglese. In inglese, sì. E loro l'inglese non lo sanno? No. Where's the logic there? Where's the logic? It's stupid, no? Ho detto, ma con questo sistema qua andremo avanti anni. E loro... Vabbè, anyway. Quindi io vado lì e loro non interrompono mai. E gli insegnanti inglesi dicono, ma io facevo tutta la lezione, gli italiani erano lì, io parlavo in inglese tranquillamente, e loro sono andati a casa e io pensavo, hanno capito tutto. Non mi ha interrotto nessuno. John, guarda i loro compiti. Non hanno capito un cazzo, zero. Non hanno capito niente. Hanno scritto solo, non ho avuto tempo. E basta. Cioè. Ora, io adesso, che conosco soprattutto gli studenti, dico, io ho detto a lui, guarda, l'italiano lo devi capire lo studente italiano, ti dico com'è. L'italiano, perché loro pensano che non dà importanza alla lingua, no, no. L'italiano ritiene che l'inglese è molto importante,
Ma quello che è per un italiano ancora più importante è non fare figure di merda davanti agli altri. Vincerà sempre. È sbagliato, perché questo blocco psicologico che c'ha lo studente italiano viene dal paura di fare gaff. E qui è un errore enorme. Perché fare gaff in una lingua che non è tua è la parte più divertente di imparare una lingua. Infatti, prima di raccontarti i miei preferiti dei miei studenti, vi racconto la perla mia. Storia vera. Dopo un anno che ero in Italia, viene mio fratello a trovarmi. Andiamo, come facevamo in Inghilterra, andiamo a pescare. Siamo andati su Ticino, in Pavia, quattro ami, si chiama Scooby-Doo, chi pesca lo sa, noi non sapevamo che pesci erano, quindi mettiamo quattro esca diversa, e abbiamo il barbecue, piccolo barbecue acceso, perché noi in Inghilterra facevamo così, pescavamo, bang, mangiavamo subito lì, perfetto, no? Quindi noi cominciamo a pescare e dopo un po' tiriamo fuori un pesce, ma nessuno di noi due riconosce questo pesce, no? My brothers, what is it? I don't know. Però c'era un pescatore italiano vicino, io parlavo poco italiano, lui niente, quindi go and ask him. Oh, okay, okay. Quindi io vado con questo pescatore col pesce e dico, scusa, cos'è? E lui fa, è un pesce, fish. E dico, cazzo, senti questo. I know it's a fish, non sono amico di Marte, eh. Listen to this. E mio fratello, dai, vai. Oh, cazzo. I said, what's the name? E lui, Giuseppe, piacere. No, oh, cazzo, vai tu. E io non ci vado più. My brother's come, so I go back again, I said, Giuseppe, per favore, what's the name of the fish, no? E lui fa, ah, cavedano. Ora, cavedano è un pesce molto comune di Ticino, però si vede che io l'avevo già sentito da qualche parte la parola cadavere, ed è simile, no? Cavedano, cadavere, cadavere. Allora, io tornando lì, cavedano, cadavere, mio fratello, what is it? I said, it's a cadavere. Cadavere. Anyway, noi continuiamo a pescare e prendiamo un'altra due di questi qua, no? Oramai lui, no, Giuseppe non c'è più, il mini barbecue è quasi finito, però abbiamo fame, mio fratello, rischiamo, no? Ha detto, no, aspetta, guarda, lì c'è un bar, andiamo, chiediamo lì. Quindi andiamo a questa bar e io chiamo la barista e faccio, scusa, abbiamo tirato fuori tre cadaveri dal fiume, io e lui. E la barista mi guarda e fa, cos'hai detto? Ho detto, no, voglio solo sapere, possiamo mangiarli o dobbiamo ribottarli?